Sto per aggiungere Sirio e Ludovico per fare delle riprese all'interno della nuvola di Fuxas. Oddio, in realtà non proprio all'interno della nuvola, ma nella struttura. Tutto ciò è in funzione della maratona di Roma che ci sarà domani, che è domenica. E niente, dovremo registrare una conferenza, insomma, far girare un po' di fegatelli per, sì, insomma, i soliti spot promozionali. Adesso raggiungo gli altri due ragazzi e gireremo questa cosa. Già, c'è la Roma, forza! Basta, fegatelli. È vero, è iniziata la partita e noi adesso, una volta finite le riprese, una volta finito questo lavoro, andiamo a vederci la partita. Verrai con noi, Ludo? No. Tra Fiorentina oggi, Sì, dai, te la vedi con noi. Comunque ci hanno messo 3.000 anni per fare questa nuvola, questa mega struttura qui all'Eur. Che effetto ti fa la nuvola a te, Sirione? Ma guarda, io ho un bellissimo ricordo di Bob Sinclair all'interno della nuvola. È vero, tu ci sei stato per un evento molto figo, non in Molto, questa situazione sì, stracolma di gente. un po' greve. Direi un edificio particolare. Ha suscitato molti. Mamma mia, stava a Attento. fare un volo assurdo, non ho visto il gradino. Ha suscitato molte critiche da parte della popolazione questa Beh, struttura. non lo so, ci hanno messo 20 anni, un altro po'. Per cosa? Ecco, io mi chiedo per cosa. Dai, no, vabbè, è carina, cioè, architettonicamente è interessante. Ah, comunque, effettivamente il tabellone ci ricorda che mancano 14 ore e 27 minuti alla Maratona di Roma. Bene, partitaccia della Roma è finita, basta, ci salutiamo qui. Io vi do appuntamento ai prossimi giorni. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Adesso parte la missione recupero perché l'altro giorno mi sono dimenticato una delle due mie batterie di questa camera da Antonio, da un'idea studio. Quindi andiamo a recuperarla. E batteria recuperata, missione compiuta. Grazie Antonio. Prego, figurati, sono 12 euro. Giornata bella complicata oggi. Un salto da una parte all'altra, tutto di fretta, una rincorsa continua. Ed è sabato sera, è solo sabato sera in realtà. Quindi probabilmente mi concederò questo lusso di vedere una puntata di una serie. Comunque qualcosa su Netflix addirittura, sì. Oggi può essere che succeda anche a me questa cosa. Ma prima di tutto andiamo a leggere la parola del giorno, che è innavigabile, che non si può navigare, che non è idoneo alla navigazione. Questa parola mi fa venire in mente navigazione aerea, una materia che io ho studiato alle superiori, a cui andavo malissimo tra l'altro, e che per l'esattezza si chiamava, e si chiama tuttora, credo che lo facciano ancora, navigazione aerea. Questo era il nome della materia. Vabbè, chiusa questa parentesi di un passato che ormai è lontano. Forse per fortuna, non lo so. Il fatto sta che è una cosa completamente distante da quello che mi piace fare adesso. Io vi accenno che domani, essendo domenica 7, 8, 8 aprile 2018, saremo a Romix. Andrò a Romix per la prima volta nella mia vita. Sono un po' emozionato, ma più che altro sono molto curioso. Ci sarà Antonio che suonerà con gli SR Music. Ci saranno, insomma, un po' di persone che sicuramente incontrerò. Quindi vedrete tutto nel prossimo episodio di Vita da Videomaker. Io vi saluto, vi do appuntamento quindi a domani con un nuovo episodio. Un abbraccio a tutti, che il video sia con noi. A domani, ragazzi, buonanotte e un abbraccio. Ciao.